Regà, buongiorno. È finita. È finita. Allora, prima di tutto facciamo un bel recap, dato che mi rendo conto che magari molti di voi non mi conoscono, non sanno chi sono, cosa faccio, dove vivo. E quindi sono Dario Torrisi, ho 19 anni, faccio la triennale in Bocconi, secondo anno del corso di laurea economia aziendale e management, e vivo a Milano in una delle residenze per studenti Bocconi, Dubini. Dubini. Sono uno studente lavoratore, indipendente economicamente. E da quando mi sono iscritto in Bocconi ho da sempre usufruito di agevolazioni per reddito. Avendo un reddito basso, per i standard Bocconi, ho diritto a una borsa di studio che fino ad adesso mi ha permesso di studiare in Bocconi con esenzione totale dal pagamento della retta universitaria, che ricordiamo in Bocconi è di, non mi ricordo, e anche questa casa dove alloggio adesso, con una tariffa agevolata di 400 euro al mese. Il mio lavoro è YouTube. E molto spesso, come sicuramente saprete, dato che è diventato un meme sta cosa del cacciamo Dario Torrisi alla Bocconi, nel corso di quest'anno ho fatto delle cose che non sono state viste di buon occhio dalla Bocconi. Entriamo nello svolgimento della storia e quindi arriviamo al giorno X in cui la Bocconi getta la bomba. Il 18 ottobre ricevo una lettera dall'Housing, che è un dipartimento della Bocconi dedicato alla gestione delle residenze per studenti Bocconi, tra cui la mia. Allora, mi è arrivata una mail dall'Housing dove mi dicono che mi butteranno fuori da Dubini. Sto andando a parlare con il direttore della residenza che sta alla reception. Vediamo che mi dice. È finita. Nella lettera l'Housing mi fa presente di aver violato diversi articoli presenti nel regolamento delle residenze Bocconi, in particolare l'articolo 1, 11, 12 e 14. Ah, Gabriele Quarta, che ancora non è stato licenziato, mettiamo una bella lista. Motivi per cui mi stanno buttando fuori dalla Bocconi. Allora, punto primo, abbiamo il cultra nel balconcino. Frega. È il meme. Non c'è niente da spiegare. Abbiamo preso un Cultra, che è un scooter sharing molto famoso qui a Milano. L'abbiamo preso e l'abbiamo messo nel balconcino. Le modalità rimarranno ignote. Punto secondo riguarda il mio letto. Adesso, sta storia è secolare, è documentata tutta sul canale, quindi non è che sto inventando cose. Chiaramente è tutto documentato nei video, alla fine dei vlog servono anche a quello. Allora, tutto parte da quando ho comprato il mio divanetto chill. Ho preso sto divano, che già stava a Dubini, e l'ho portato a casa mia. Una volta portato a casa mia mi viene la brillante idea: perché non lo portiamo in camera mia e invece il mio letto lo porto in cucina? Ed effettivamente questo ho fatto. La situazione rimane questa per un po' di giorni. Quando arriva la signora delle pulizie e vede il letto in cucina, dice: no Dario Torrisi, il letto in cucina non può stare, mettilo in camera. E allora effettivamente io lo porto in camera, non camera mia ma camera di Gundogan. Gundogan era il mio vecchio coinquilino, era giugno, quindi Gundogan aveva già abbandonato la casa, e allora, dato che c'era la stanza libera, metto il letto lì come situazione provvisoria. E la situazione rimane questa per un po' di giorni. Anche qui tutto documentato con un video dedicato sul canale. Praticamente il gestore della residenza stava facendo l'ispezione perché a breve sarebbero arrivati i ragazzi della summer school, e allora entra a casa mia, va nella camera di Gundogan e vede che sta un letto in verticale. A quel punto entra in camera mia, ma non, come dice l'Housing, per richiamarmi di rimettere il letto in camera, ma per richiamarmi di semplicemente prendere quel letto e spostarlo, metterlo in camera mia. Arte. Alla fine, ragazzi, aveva detto di rimetterlo in camera, non aveva specificato come. Nessuno mi ha mai detto: togli il letto dalla camera. Quel letto è rimasto qui in verticale per 4 mesi, ma nessuno mi ha mai detto di toglierlo. Poi a un certo punto il gestore della residenza è venuto, mi ha detto: lo vuoi smontato il letto? Anche qui tutto documentato nei daily vlog. Lo vuoi smontato il letto? E io ho detto sì, smontiamolo. Cioè, pensavo fosse un problema, invece no, cioè, capito, me l'hanno smontato, fine. Comunque, a quanto pare, quel letto in verticale messo in camera nuocerebbe alla sicurezza del personale delle pulizie. Motivazione, nonché la più grave, Alfonso e Gaetano, i miei pesciolini, anche loro nuocerebbero alla sicurezza degli spazi comuni in quanto animali domestici. Mi stanno buttando fuori. Stanno buttando fuori? Sì. Ti ha chiamato la Bocconi? Sì. Motorino, letto e pesci. Oh Maria Santa, che cazzo hai combinato, cioè, voglio dire? Per il motorino, per averlo messo nel balcone. Scusami, ma viene anche da ridere. Oh, che viene da ridere. Voi direte: come sono arrivate queste informazioni all'Housing? Dovete sapere che ci sono delle persone che hanno delle morning routine particolari. Sveglio, colazione nel chill, caffettino. Che facciamo oggi? Facciamo una bella cartellina con foto e video e andiamo all'Housing a slinciare Dario Torrisi.
Sono stati gli studenti a... cioè qualcuno della... Students Pressura. Students Pressura, bro, qualcuno... Qualcuno mi ha infamato. Non ho fatto del male a nessuno. Non ho recato disturbo a nessuno. Boh, cioè, amareggiante. Sto parlando con te che probabilmente la tua vita covi solamente tanta rabbia e dovevi, boh, sfogarla su di me. È vero però, ho violato il regolamento e su questo non c'è niente da dire. Ammetto qui pubblicamente che effettivamente ho sbagliato e che quindi le conseguenze me le merito tutte. Gabriele Quarta, lo so, questo video è impegnativo, ma infatti non te lo pagherò di più. Mettiamo un'altra bella lista: conseguenze e presura delle mie azioni incoscienti. Allora, punto primo, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, lo studente che non si attiene alle norme del regolamento Residenze Bocconi sarà sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università Bocconi si riserva inoltre di deferire lo studente alla commissione disciplinare. Quindi, seconda conseguenza, ancora non certa, adesso ne parliamo, la commissione disciplinare. Ancora questo non è sicuro, cioè per adesso le sanzioni si limitano solamente alla casa, però comunque secondo il regolamento c'è la possibilità di deferirmi alla commissione disciplinare. Questo significa non poter dare esami per solitamente 6 mesi o un anno. Quindi, nella migliore delle ipotesi, io mi ritrovo ad aprile a dover dare 14 generali nel giro di 2 mesi per rimanere al passo. È presura. Terza conseguenza, anche questa non sicura, è la revoca della borsa di studio ISU. Quindi niente più agevolazioni economiche. Ripeto, primo punto certo, secondo e terzo punto ancora no. Iscrivetevi al canale così rimaniamo aggiornati. Non siete contenti? Consigliere? Ma hanno buttato fuori. Cosa dici? Ma hanno buttato fuori. È vero. Cioè? No, non è vero. Lui l'ha sentito. Ufficiale. È ufficiale. Vabbè, allora adesso tocca elaborare un piano rinascita. Ma quindi computer science lo studio? Allora, vi faccio notare un'altra cosa. 2 giorni prima della ricezione della lettera dell'housing viene pubblicato su YetB un honor code aggiornato. L'honor code sarebbe tipo una sorta di regolamento del bocconiano. Vengono aggiunti 2 punti che prima non c'erano, i punti 13 e 14. Qua, regà, non siete pronti? Comportamenti o dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di social network o analoghi strumenti di comunicazione, che arrechino discredito all'università, ovvero suscitino allarme presso l'università e o i gestori delle residenze universitarie. Comportamenti o dichiarazioni di contenuto a carattere discriminatorio, anche attraverso l'utilizzo di social network o analoghi strumenti di comunicazione in cui sia esplicita la qualifica di studente Bocconi o sia comunque desumibile oggettivamente. Le leggi torrisissime le possiamo chiamare. Porco zio, bro! Entrambi con pena, sospensione alla partecipazione degli esami per 6 mesi o un anno, oppure esclusione dall'università a 1 a 3 anni. Ok, ricevuta la notizia, la prima cosa che faccio è mobilitarmi subito, quindi vado a cercare casa. Raga, momento storico, sto andando a visitare la prima casa. Diciamo che non mi aspettavo di fare una cosa del genere a ottobre, però va bene, si fa. Che presura. Sì, ho trovato una sistemazione, ci farò un video a parte, iscrivetevi al canale. Adesso mi davano la possibilità di giustificare le mie azioni, non so in che modo, però comunque ci provo ed effettivamente scrivo una bella lettera di scuse e tentate giustificazioni. Dalla mia lettera di giustificazioni passa poi una settimana, i tempi erano dilatatissimi, infatti abbiamo cercato di muoverci per quanto possibile. In questo video ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo periodo, davvero ve lo dico col cuore, cioè ogni singola persona che ha provato a fare qualcosa mi ha aiutato, perché comunque non è stato un periodo facile, quindi ci tengo a ringraziarvi. Ah, raga, buongiorno. Allora, oggi c'è una bella giornata e quindi io e il calabrese ci stiamo andando a fare un giro in Bocconi con i capelli blu. Passiamo al punto successivo, la risposta della Bocconi arriva mercoledì 31 ottobre con la contestazione formale degli addebiti, in cui 1. Mi smontano tutte le giustificazioni che avevo provato a fare e 2. Mi ufficializzano l'avvio del procedimento sanzionatorio e l'ufficialità della revoca dell'alloggio. Sono fuori da dubini, ufficialmente. Mi hanno cacciato dall'alloggio, va bene. La violazione grave dei divieti posti dall'articolo 14,2 che vieta di introdurre e tenere nell'appartamento animali di qualsiasi... Cioè, mi stanno buttando fuori per i pesci! Per Alfonso e Gaetano! Giusto, giusto. E giù. La mia risposta arriva il giorno stesso. Diciamo che ormai avevo capito che non ci fosse troppa disponibilità ad accogliere le mie giustificazioni, quindi rispondo semplicemente chiedendo le tempistiche effettive della sanzione, cioè quando avrei dovuto lasciare Dubini. Da questa mia domanda passa poi un'altra settimana, fino a quando arriva mercoledì 8 novembre l'ufficialità con tempistiche. Con la presente le comunichiamo, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento Residenze Bocconi anno accademico 2023-2024, la
revoca dell'assegnazione dell'alloggio per violazione degli articoli 1, 11, 12 e 14 del regolamento residenze Bocconi anno accademico 2023-2024. Per effetto della revoca dovrà lasciare l'alloggio alle assegnate ed effettuare il check out entro le ore 12 del 30 novembre 2023. E questa, raga, era tutta la storia. Mi sono fatto attendere, ho parlato di fatti oggettivi, al massimo ho aggiunto qualche reazione o supposizione, però questo è. Comunque, è stato un periodo molto complicato. Mi sono ritrovato inaspettatamente a pormi delle domande su me stesso, a rimettermi in discussione, a trovare da qualche parte la motivazione per andare avanti nonostante tutti gli ostacoli. Adesso mi ritrovo con molte più responsabilità rispetto a prima. Ho accettato di scendere a compromessi, a fare dei sacrifici per continuare a credere nei miei sogni. Perché vi assicuro che in questo periodo l'ultima cosa che ho fatto è stata battermi e smettere di crederci. È stato un mese di forte crescita. Ho capito molte cose su me stesso. Di certo, una cosa del genere ti fa riflettere.